straordinaria serata, grazie per quello che ci avete fatto vivere, grazie Mauro, grazie Duilio, grazie Marco, grazie Giancarlo, grazie a tutti i ragazzi che hanno dato forza al grande progetto del PDL, questo noi volevamo vedere, questo voleva costruire il presidente Berlusconi, una grande forza politica che non fosse la fusione tra l'Alleanza Nazionale e Forza Italia, una grande forza politica, una grande forza politica di passione. Stasera i giovani, io ringrazio anche coloro che si sono uniti, coloro che hanno voluto manifestare, coloro che nel corso del nostro corteo hanno voluto saltellare assieme a noi, perché hanno voluto dare forza a questa idea, a questa intuizione, a questa voglia dei nostri giovani di dire stasera noi ci siamo, noi crediamo, noi non vogliamo che il governo della regione possa essere ribaltato, noi vogliamo che il governo della regione possa essere occupato legittimamente. E allora oggi non hanno nemmeno la forza di dire se nel futuro staranno assieme, se nel futuro faranno coalizione. Oggi una volta vogliono ricostruire il nuovo centrodestra, una volta senza il PDL, una volta col PDL, ma soprattutto oggi non riescono a dire come fanno a stare assieme al Partito Democratico. Allora, queste contraddizioni, oggi vive il governo della regione. Allora l'entusiasmo, la passione, la goliardia, la voglia di esserci, la voglia di dire vogliamo manifestare, vogliamo unirci da tutte le province della nostra Sicilia, i giovani hanno detto al partito, hanno dato un segnale forte e io ringrazio tutti i giovani, coloro che in questi giorni hanno lavorato per mobilitare, coloro attraverso Facebook, coloro che hanno detto ritroviamoci tutti a Palermo per dire no a questo governo, ma soprattutto per dire sì alla Sicilia, sì al nostro futuro, sì al futuro che appartiene alla nostra maggioranza, quella che avevamo scelto 2 anni fa. 2 anni fa noi avevamo immaginato un governo a cui dare il contributo, un partito, il primo partito nazionale, il primo partito regionale che si spoglia della forza elettorale per dire stiamo assieme, guardiamo alla Sicilia, guardiamo alla collaborazione con il governo nazionale, offriamo un contributo dalla Sicilia perché si possa ripartire, perché si possa superare questa grave crisi che stiamo vivendo. Allora tutti assieme abbiamo ceduto, devo dire Mimmo, cari colleghi parlamentari, abbiamo sbagliato. Abbiamo preso atto oggi che chi aveva un piccolo partito immaginava di erodere il consenso del PDL, un consenso che è tutto intatto, che avremmo perso un pezzo di classe dirigente, certamente non abbiamo perso il consenso della gente, dei giovani, delle donne, di coloro che credono al grande partito, al Popolo della Libertà, soprattutto vogliono stare nella grande famiglia dei popolari europei, laddove si decide in Europa, nella grande famiglia dei popolari europei. Allora questo noi stasera vogliamo manifestare, lo abbiamo fatto con tanto entusiasmo, con tanta voglia di dire no a questo governo, ma anche tanta voglia di dire cosa noi vogliamo fare, come noi vogliamo costruire, come noi vogliamo organizzare la nostra coalizione, dicendo chiaramente che quando ci presentiamo agli elettori il giorno dopo la coalizione non cambia, non cambiano gli attori della coalizione, non cambia il nostro programma. Allora questa è la nostra grande forza e oggi vogliamo dire no ad un governo che non decide, ad un governo che non utilizza le risorse comunitarie, ad un governo che oggi non utilizza 6 miliardi e mezzo di fondi strutturali, 13 mila miliardi delle vecchie lire, 2 miliardi del Fondo Sociale Europeo, 2 miliardi del Piano di Sviluppo Rurale, ad un governo che ha la sfrontatezza di chiedere ulteriori 4 miliardi del fondo per le aree sottoutilizzate quando non utilizza i 10 miliardi che ha in cassa. Allora ha fatto bene il governo a dire riassumiamo noi la centralità, noi vogliamo spendere queste risorse per il sud, per il mezzogiorno, lo vogliamo fare con un piano organico visto che la regione non ci aiuta. E allora io ritengo che noi saremo qua nei prossimi giorni a vigilare, ad incalzare, caro Enrico, anche il nostro governo, ad incalzare un governo che deve dare risposte, ad un governo che oggi deve affrontare le gravi emergenze, quelle emergenze che il governo della Sicilia non vuole affrontare. Allora
io non sarò, non saremo noi, non sarà la classe dirigente, non saranno i deputati, non saranno coloro che sono in piazza a dire il disagio che oggi vive la nostra regione, il disagio che vivono gli agricoltori, il disagio che vivono gli artigiani, i commercianti, la mancanza di interlocuzione, una regione che con la nuova finanziaria, qua ci sono tanti parlamentari regionali, una finanziaria, cari colleghi, che se dovesse andare in porto farà definitivamente tracollare la nostra isola, una finanziaria che penalizza gli enti locali, una finanziaria che penalizza i comuni, una finanziaria che non dà non al sindaco le risorse, una finanziaria che elimina i servizi ai cittadini, non dà minore risorse ai comuni, non dà i servizi ai cittadini, non dà i servizi sociali, alle classi più deboli, ai meno abbienti. Allora contro questa finanziaria che non affronta il problema dei rifiuti, siamo sommersi dai rifiuti, un governo della regione che non interviene, un governo della regione incapace che manda al governo nazionale un piano che è un disegno vago, un disegno che non esiste, un piano che non si capisce come deve essere affrontato il problema dei rifiuti. Allora su questo noi vogliamo lavorare, lo faremo certamente con l'entusiasmo che ritorna oggi da questa piazza, con l'entusiasmo dei giovani. Noi vogliamo che questo grande patrimonio, questo patrimonio di idee, di cultura, di storia che stasera abbiamo ritrovato in questa piazza, lo porteremo all'interno del partito, di questo partito che si sta riorganizzando, di questo partito che darà voce, che scenderà in piazza assieme a voi, ma di un partito che è capace attraverso la propria classe dirigente di fare anche buon governo, di fare qualità di governo. E laddove, lo diceva poco fa Duilio, ci sono tanti giovani impegnati nelle amministrazioni, a questi giovani daremo forza perché dimostreremo che si può anche governare bene. Al presidente Lombardo noi diciamo di andare a casa per incapacità manifesta di governare la nostra Sicilia. Al presidente Lombardo diciamo che la politica, nemmeno in campagna elettorale, non può non erigere una barriera a difesa della politica, degli interessi nobili, della vera politica, perché è quella che noi vogliamo coltivare. Grazie giovani, grazie amici, grazie al PDL, viva il PDL!